Rieccoci con le pare mentali sulla reincarnazione. Ciao a tutti, oggi vi porto qua sul canale il secondo trattato di un grandissimo psichiatra studioso di ipnosi regressiva. Molte vite, un solo amore di Brian Weiss, uscito nel 1996. Che ho io in questa edizione dell'Oscar Mondadori. Qualche anno fa avevo recensito Molte vite, molti maestri, che è il primo trattato sull'ipnosi regressiva appunto di Brian Weiss, perché questi non sono dei semplici saggi, ma sono dei veri e propri studi dell'ipnosi regressiva, quindi sì, sono dei saggi, sono tutte storie vere, o almeno questo si dà da intendere. Sotto all'altro video c'era stata un'approfondita discussione con alcuni utenti riguardo ciò che era emerso dalle mie riflessioni personali sull'argomento della reincarnazione. Pertanto io vi anticipo che tutto quello che dirò sarà sì una sintesi di quello che si va a studiare con questo libro, ma soprattutto sarà un'opinione personalissima. Comunque si tratta pur sempre di ipotesi, non ci sono certezze in questo mondo. Nel primo trattato veniva sperimentata, diciamo, per la prima volta un'ipnosi regressiva che ha portato la paziente Catherine a rivivere non solo il suo passato nella vita corrente, ma anche il passato delle precedenti vite, scoprendo che stava vivendo l'ottantesima delle sue vite. Attraverso l'ipnosi regressiva di Catherine, ed è un aspetto che in questo secondo libro viene analizzato più di una volta e forse in maniera un po' più approfondita, è il fatto che attraverso ogni volta che in una vita si riesce a risolvere uno dei problemi che continuano ad affliggerti vita dopo vita, si va ad incontrare i maestri, che sono queste entità luminose che stanno in una via di mezzo tra cielo e la terra, tra l'onirico e il reale, e questi maestri ti dicono che cosa hai imparato e quante lezioni dovrai imparare ancora. Una volta imparate tutte le lezioni che ti possono insegnare le varie vite che hai vissuto, tu puoi accedere al mondo dei maestri, quindi o diventare comunque anche tu un maestro o semplicemente liberarti della tua vita terrena. In questo trattato non si va più ad analizzare il singolo, ma si va ad analizzare il singolo in relazione ad altri singoli. Dopo aver studiato appunto l'ipnosi regressiva e aver ottenuto questi risultati, Brian Weiss ha continuato con sempre più persone a sfruttare questa tecnica e si trova per caso a confrontarsi con due persone che non si conoscono minimamente, che non si sono mai viste, ma che attraverso l'ipnosi regressiva si scopre fossero stati degli amanti molto forti, tant'è che incrociano i propri sguardi un paio di volte all'interno dello studio del dottore, e questi sguardi celano un sacco di domande che potrebbero essere domande classiche che facciamo magari: ho già visto quella persona mi sta subito simpatica a pelle, che sono tutte cose sul quale questo libro ti fa tantissimo ragionare, perché in sostanza, non sto a dilungarmi troppo, ti spiega che se tu in una vita passata hai avuto una relazione affettiva molto forte con una persona, che non è necessariamente una coppia amorosa, ma anche una relazione familiare, quindi magari tua madre a cui eri molto affezionato, oppure un amico con il quale hai instaurato un legame molto molto forte, tu questa persona la ritroverai nelle tue varie vite, almeno si auspica, almeno in una vita potresti ritrovarla, e sarà per sempre quella la tua anima gemella, quella che si può definire appunto anima gemella. Il problema è che non è che in ogni vita tu hai la possibilità di incontrarla, o meglio, la possibilità ce l'hai, non hai la certezza di incontrarla, perché questa altra anima magari muore e rinasce in un momento in cui tu te ne stai andando dalla vita terrena, oppure stai rinascendo sotto l'ennesima forma, le vite non sono sincronizzate. Oltre al fatto che magari la persona anima gemella si va a reincarnare in un altro essere che sta dall'altra parte del mondo, e quindi tu non la incontrerai mai, non avrai mai modo di instaurarci nessun tipo di relazione, neanche meno amorosa. E questa cosa è molto interessante, ovviamente ha dei risvolti sia positivi che negativi, perché sì, c'è l'aspetto positivo, che è quello che stavo dicendo, quindi l'anima gemella, ma c'è anche la nemesi di vita, la nemesi anzi delle più vite, che praticamente è l'opposto, quindi la persona che ti ha fatto del male in tutte le tue vite, o comunque che è l'unica persona che ti farà veramente del male in ogni vita. Tanto noi possiamo trovare la pace spirituale, sentimentale, emotiva trovando un'anima gemella, quanto noi possiamo autodistruggerci o far sì che
la nostra vita venga distrutta da quest'altra anima gemella, però in negativo. Qualunque legame ci si instaura all'interno di una vita, noi lo potremo ritrovare magari dopo 10, 20, 40 vite che viviamo, però sempre con la stessa intensità affettiva. Quindi, se ho amato tantissimo una persona, potrei ritrovare questa stessa persona in mia madre in un'altra vita, oppure in mio figlio. Se invece ho vissuto una violenza, per dire, da parte di una persona e questa cosa mi ha segnato, posso avere una relazione negativa con la stessa anima che si passa da una vita all'altra, con la stessa intensità, magari in un contesto differente, anche a seconda dell'epoca e di vari aspetti o comunque della vita che non si riduce solamente alla relazione in sé, ma a una serie di cose. Cosa ci spiega Brian Weiss, o meglio, cosa ci spiegano i maestri che vengono analizzati un po' meglio? Non c'è modo di liberarsi di queste persone. Chiaramente possono ritrovarsi in chiunque, può anche essere che magari si tratti di un passante che noi vediamo una volta nella vita per 5 minuti e magari hai la sensazione di dire: cavolo, ma questa persona io non l'ho mai vista, ma l'ho già vista. E i maestri ti dicono: questa è una cosa che non puoi evitare. Prima o poi queste persone comunque torneranno a far parte della tua vita. Sarai per sempre legato a queste persone, perché noi abbiamo una specie di ragnatela di persone intorno a noi che rimangono invischiate appunto con noi, sempre con la stessa intensità affettiva. L'unico modo che hai per liberartene è capire queste persone che messaggio vogliono darti, che lezione vogliono impartirti. Qui non c'è una vera e propria spiegazione, ripeto, sono tutte ipotesi interessanti secondo me. Preferisco sperare nella reincarnazione che nel pensare al mio corpo ridotto in cenere oppure mangiato dai vermi. Ci insegnano tante cose e le opzioni sono o accogliere queste entità per come sono e viverci tutte le sensazioni ed emozioni che ci danno, che siano esse positive o negative, oppure allontanarle. Questo sta solamente alla nostra coscienza, e in coscienza a quanto pare, perché tutto ciò che noi riteniamo un déjà vu o comunque qualche cosa che noi abbiamo già vissuto, sta nell'incoscienza chiaramente. Però sta alla nostra coscienza cercare di capire se ci fa meglio al nostro io interiore allontanare queste persone, siano esse positive o negative, oppure accoglierle con tutti i loro pro e contro, perché in entrambi i casi c'è il 50 e 50 di possibilità di avere successo nella propria vita e di imparare le famose lezioni di cui parlavo prima, riferendomi a quello che ti spiegano i maestri ogni volta che impari una lezione. Riflessioni personali su questo libro. Io questo libro non lo volevo portare perché ero titubante, proprio perché aveva destato con il primo video, questo autore, una serie di domande, di critiche costruttive, devo dire costruttive, non distruttive. Ero un po' in dubbio se parlare ancora o meno di questa cosa che può essere interpretata come una presa di posizione, punto. E invece no, non ho preso una posizione nei confronti di Brian Weiss o della reincarnazione, insomma, di tutti questi argomenti qua. Semplicemente mi piace crederci e quindi mi piace anche parlarne. Cosa ne penso di questa cosa dell'incontrare le persone? Penso che risponda a tantissime domande, come anche era successo dopo la lettura del primo libro. Primo libro che ti spiegava come magari tu hai una fobia e questa fobia è riconducibile a una passata vita nel quale l'oggetto di tale fobia ha fatto in modo di traumatizzarti non solo in quella vita, ma in tutte le successive. Quindi io ho ragionato tantissimo su questa cosa all'epoca e questo invece mi fa ragionare sulle persone con cui mi sto relazionando in questo momento. Comunque in generale con cui mi sono relazionata nella vita, persone che mi hanno fatto del male, persone che mi hanno fatto un gran bene, ma penso anche di non averle neanche incontrate tutte, perché comunque sì, ci sono stati dei legami molto intensi. C'è sempre poi la sensazione, soprattutto dopo aver letto questo libro, che le persone X, quindi gli estremi massimi negativo e positivo, io non li abbia ancora incontrati, o almeno non lo so i maestri che aspettativa di vita abbiano per me, però per il momento cose così intense non le ho ancora vissute. Però mi è capitato, e mi capita tuttora con persone che conosco, di averle incontrate e aver subito pensato: cavolo, ma io con questa persona ci sto parlando veramente bene, come se la conoscessi da una vita, ma magari era la prima volta che ci parlavo. C'è questa sorta di complicità innaturale, innata, che non riesco a ricondurre a nessun'altra cosa. Una persona che per caso ho conosciuto, ma che ora veramente penso che
si incastri alla perfezione con me. Alcune persone ho deciso di allontanarle, altre persone ho accolto il dolore e ne ho fatto tesoro per migliorare e diventare più matura. E allo stesso modo le persone positive, alcune per bene mio ho deciso di allontanarle, la maggior parte ovviamente le ho accolte perché sono una persona che ha bisogno di un gran bene sempre, comunque in tante coccole. Le riflessioni che ha destato principalmente, come dicevo prima, sono su tre frasi. La prima è: questa persona mi piace o non mi piace a pelle, a istinto. È una cosa che tantissime volte, soprattutto quando andiamo a conoscere una persona X che non conosciamo, amica di amici, e magari con l'amico invece diciamo: cavolo, quella persona mi sta proprio qua, ma a pelle, eh? Cioè non ci ho ancora parlato, ma mi sta subito qua. A volte lo diciamo per convenienza, a volte lo diciamo perché effettivamente è così, ma non riusciamo a spiegarcelo. Un'altra frase è: ma io quella persona l'ho già vista. Magari vediamo un passante che ha una faccia talmente familiare che ti sforzi di pensare dove l'hai già visto, ma magari tu non l'hai mai visto e quindi come mai ti viene in mente che tu possa averlo già visto? La terza frase su cui ti fa riflettere invece è: perché capita sempre a me? Questa in realtà è un po' fumosa come domanda, come riferimento alla riflessione di questo libro saggio e via dicendo, perché è un po' trabocchetto. Noi durante la vita diciamo perché capita sempre a me, magari ci succedono tante cose negative, magari è anche la prima volta che ci capita una determinata cosa, soprattutto negativa, siamo portati a pensare perché capita sempre a me, è una frase che viene fuori in automatico dalle nostre bocche e potremmo darci una connotazione qua con un po' di sforzo, la sto ficcando un po' a forza questa frase, lo ammetto, potrebbe ricondurre tutto al fatto che magari effettivamente sì, abbiamo già vissuto una sensazione negativa dello stesso tipo, ma non ne abbiamo ricordo perché si tratta di una vita passata. Come l'altra volta, io questo autore ve lo consiglio se siete incuriositi dall'argomento, se siete scettici sull'argomento e non vi interessa, no, via. Comunque lui, tanti lo ritengono una persona un po' fasulla perché comunque fa anche dirette televisive, è stato invitato in televisione per fare questa sua ipnosi regressiva, cosa che secondo me lì è stata fasulla per il semplice fatto che è un tipo di terapia che va fatta in tranquillità come qualunque tipo di ipnosi. Però secondo me dice delle cose molto interessanti ed è di intrattenimento se non altro. Comunque se è un argomento che piace, piace. Ci sono altri due libri che io non ho ancora letto ma che prima o poi leggerò e magari ve li porterò qua sul canale. Voi avete mai letto Brian Weiss? Cosa ne pensate e cosa pensate delle cose che ha detto in questo libro? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti in maniera costruttiva e non distruttiva. Qua trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino in su, se vi piace questo video, questo canale, questi format e volete spolliciare un po' sui miei video, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per non perdervene neanche uno. Qua sotto in descrizione trovate la mail per le collaborazioni e corrispondenze al quale potete scrivermi lunghissime lettere e io risponderò sempre e comunque con molto piacere. La prossima books review sarà l'8 giugno, lunedì 8 giugno. Il prossimo video sarà, come avete intuito, domani con il secondo appuntamento con il Bookshelf Tour in onore del compleanno del nostro amatissimo canale. Ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao!